Va bene. Andiamo avanti, Sì, vai Francesco, pure. cambiamo di argomento, Sì. se no mi scappa via Vai sto pure. Marsicius, la storia di questo personaggio, la parabola del Paul Casimir Marsicius, dal timone dello Yacht all'esilio americano. È morto da qualche giorno sto personaggio. Chi era Marsicius? Era uno di quei tramaccioni che, usati dalla Chiesa Cattolica per fare gli affari sporchi. Affari sporchi, tanto che diceva non si può guidare la Chiesa solo con le Ave Marie. Bisognava fare affari. Affari con Sindona, col Ambrosiano, col fatto di mandare in crisi un sacco di persone. Naturalmente per la Chiesa Cattolica lui è un vero sacerdote e ha lavorato bene, dice il cardinale Tomko, membro della commissione cardinalizia di vigilanza dello IOR. E i magistrati, Renato Brichetti, il magistrato che indagò sul caso del Banco Ambrosiano, dice: tentammo l'arresto ma ci fermarono. Una norma dei patti lateranensi lo salvò. Pertanto, quella che è stata una possibilità di vivere in maniera civile in questo paese è stata messa in discussione proprio dai patti lateranensi. Se fosse stato arrestato Marsicius, le cose sarebbero andate molto diverse in questo paese. Purtroppo non è così. D'altronde, chi pratica stregoneria sa esattamente cosa vuol dire se e cosa vuol dire ma. E le cose non andarono così. A volte certe scelte condizionano l'intera esistenza di un paese. Volevi dire qualcosa, No, Francesco? vabbè. Ricordatevi, sono 20 anni che stiamo pagando perché quella volta non si poteva arrestare Marsicius per il crack Sì, beh, ambrosiano. c'è da aggiungere un piccolo particolare che nel 1982, se non sbaglio la data, il Vaticano pagò, secondo il Sole 24 Ore, circa 250 milioni di dollari per rimborsare le banche che avevano subito dei danni. E il Vaticano tirò fuori questi soldi sostenendo che voleva rimborsarli ed è stato coinvolto moralmente, Moralmente, non personalmente, ma per convincimento morale nel crack del Banco Ambrosiano e di conseguenza decise di tirare fuori 250 milioni di dollari. Dove li abbia recuperati? Fatevi qualche vero? L'otto domanda. per mille. Cioè, quello che dopo fu l'otto per mille, perché loro non era ancora l'otto per mille. Beh, sarei contento che quest'anno finalmente i cristiani non possono celebrare la Pasqua. Davvero? Scusa, la sentenza del Consiglio di Stato sul crocifisso, La sentenza del Consiglio di Stato sul crocifisso. stabilendo che il crocifisso è un elemento di tolleranza, è un simbolo di libertà, i cristiani non possono più andare in giro a dire che è uno strumento di tortura, di condanna, di offesa, in cui un Dio ha sofferto, perché sarebbe un oltraggio a uno strumento di tolleranza. È un Vedi? simbio. Scusa, essendo l'esempio della tolleranza, non possono dargli una valenza così negativa. Di conseguenza, le loro processioni dicendo che ha sofferto sulla croce sarebbe offendere, oltraggiare, vilipendio a un simbolo della tolleranza e della laicità dello Stato. Vedi, purtroppo è Beh, una d'altronde sentenza, che l'ha. sono fortunato perché è una sentenza del Consiglio di Stato. Però in base a questa consentenza però cioè, dice chiaramente che le croci sono un simbolo di tolleranza. Perciò chi parla male, che dice che Gesù Cristo ha sofferto, in realtà non ha sofferto, perché se la croce era un simbolo di tolleranza, scusa, è stato ben contento di essere crocifisso su croce. Era una battuta, visto che siamo in periodo pasquale delle Ceneri, visto che il carnevale è Ti finito. dirò che io ho smesso di fare interventi sulla questione del crocifisso, no? Perché mi sto accorgendo che molti magistrati sono nelle mani dei cattolici e vengono manomessi ed usati a scopo di devastare le istituzioni di questo paese. Che chi ha fatto quei ricorsi contro le cose fisse in realtà manca di una cosa, manca di sentimento religioso, cioè manca della capacità di esternare il fatto che il crocifisso è un'offesa alla società civile. Il crocifisso è un'infamia contro la Costituzione della Repubblica e contro quello che è il buon vivere civile. Tutti questi personaggi avevano qualcosa da difendere, no? Cioè Abraham Smith aveva i suoi musulmani da difendere. Stalin
quest'altra, questa qua in Veneto, aveva l'ateismo di Fena, no? Una visione cosetta laica della vita. E quest'altra ancora, che abbiamo il magistrato, aveva l'ebraismo da difendere. Cioè tutti avevano da difendere qualcosa che alla fin fine andava ad offendere quello che era la società civile. Cioè in pratica non riuscivano ad esprimere il concetto secondo cui il crocifisso rappresenta una offesa, quando il crocifisso non era legato al luogo di culto. E allora a questo punto non so se valga neanche la pena di continuare a pensare a queste persone come a dei compagni di strada, capisci? Sicuramente non lo sono. Cioè hanno degli interessi loro da difendere, interessi di religione, che cercano di manifestare in un certo modo. Non so, mi lascia abbastanza perplesso, insomma. Cioè, nessuno vede nel crocifisso l'offesa alla società civile. Cioè nessuno vede nel pazzo di Nazareth il criminale, il terrorista, l'assassino per eccellenza. Cioè la cosa più obbrobriosa che una società venga imposto. Cioè non si vede l'ordine di massacrare che non si vede in ginocchio, l'imitazione di Cristo nel stuprare bambini, nel sottomettere la società civile. Non si vede quel concetto di legge che è la legge che opprime, che sottomette, anziché quel concetto di legge, la legge che protegge, la legge che libera. Cioè si vedono tutte le cose peggiori della società civile nel crocifisso, eppure nessuno riesce a vederlo questo. Cioè fanno delle guerre contro il crocifisso per sostituirle con qualcosa che alla fin fine non è altro che il crocifisso. È questo che mi lascia molto, molto perplesso, diciamo così. C'è il problema se alla fine anche gli atei credono a Dio, credono in Cristo, sono cristiani, e alla fine appunto, cioè, la figura mostruosa non è il crocifisso ma è quanto il Cristo stesso. Io mi trovo atei anticlericali che combattono in internet, combattono contro l'evoluzionismo. Cioè, gli assiomi dell'evoluzione, no? I principi dell'evoluzionismo, e come dopo questi vengono tradotti nella realtà, e questi li combattono. Cioè, hanno un concetto creazionista alla base di tutto ciò che si esprimono. Che è una cosa veramente che mi lascia stia sicuro, senza fiato. D'altronde, sai, chi crede che in Cristo sia buono e che la Chiesa abbia tradito il suo messaggio è un cristiano. Di conseguenza può combattere anche contro il crocifisso, in realtà dirà sì, ma Cristo ha detto qualcosa di positivo. Sai, per darti un esempio, in questo senso, sempre citando dal Santo Graal le origini, le concezioni naziste del cristianesimo, l'autore dice una cosa che è significativa rispetto ai crimini che i cristiani commettono, e dice, proprio per capire qual è il problema, dunque, vediamo se trovo la citazione prima che mi sfugga via, dice proprio chiaramente che si crea un cristianesimo inventato e che non può esserci nessuna critica dopo il cristianesimo, cioè proprio perché tutti quanti alla fine devono salvare l'immagine. Vediamo, forse ho già perso il riferimento, aspetta un attimo. Dice perché non è possibile, dicono, per i cristiani ammettere che il cristianesimo faccia qualcosa di cattivo, perciò si stacca se... No, niente, ho perso la citazione fra le tantissime. Io invece dopo volevo cominciare a sfatare un altro mito che c'era delle società antiche. Prima dell'avvento del cristianesimo, naturalmente. Dopo, quando arrivò il cristianesimo, le cose cambiarono completamente. Ed è il discorso dei gladiatori. Ah, beh, quello sì, c'è l'articolo. L'hai letto l'articolo della Repubblica, no? Ah, beh, vedi, ecco, vedi qua, la citazione dice: sempre nel Santo Graal, dicono il Santo Reich, scusa. Separando il cristianesimo dai crimini dei suoi fedeli, noi creiamo un cristianesimo al di sopra della storia, un cristianesimo i cui insegnamenti, in definitiva, non devono essere indagati. Viste le cose alla questa luce, coloro che hanno commesso simili atti devono aver frainteso il cristianesimo, o ancora peggio, aver intenzionalmente abusato di esso ai propri fini. I veri cristiani non commettono tali crimini. Il vero cristianesimo parla dell'amore per il prossimo e della mitezza dei giusti. Cioè, dice chiaramente, si crea un cristianesimo ideale che non può essere criticato. E qualsiasi crimine che commette un cristiano non lo fa da cristiano, lo fa da singolo. E questa è proprio la capacità proprio di ingannare. E difatti, appunto, dice, il cristianesimo, in altre parole, può essere la fonte di alcune delle stesse oscurità che aborrisce, cioè genera dei mostri, in realtà poi la gente dice che non li ha generati perché sono stati gli altri. Qualcos'altro, sì. Ma io sto mettendo in internet, qui in radio l'ho fatto in maniera
solo alcuni pezzi, ma in realtà sto mettendo in internet un'analisi di Paolo di Tarso e il concetto di legge, cioè come visto dal cristianesimo, no? E nell'analisi, nella ricerca che ho fatto per questo, c'è un certo punto in Matteo 22:37, così facciamo un po' di istruzione dei Vangeli, cosa c'è scritto, no? E che a un certo punto uno dei farisei, no, chiede a Gesù: maestro, qual è il maggior comandamento della legge? E Gesù gli rispose: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la tua mente. Questo è il massimo e il primo comandamento. Il secondo poi è simile a questo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipende tutta la legge dei profeti. Cioè, questa affermazione è talmente aberrante da essere un atto di eversione dell'ordine costituito. Cioè, provate un attimino a chiedere, sto pazzo, sto delinquente, sto Gesù, non dice il primo comandamento è che io devo amare il Signore con tutto me stesso e con tutta la mia anima, e il secondo comandamento è che io devo amare tutti voi? No, dice: il primo comandamento è che tu devi amare il Signore, e io che sono Gesù, figlio di Dio, tu mi devi amare, se no ti ammazzo. Cioè, è di una logica veramente atroce. E poi dice: siccome anche lui, cioè quello che sta con te, mi ama, tu lo devi amare, però se lui non mi ama, tu lo ammazzi. Infatti i cristiani dicono: io amo il mio nemico, come mi ha insegnato Gesù, ma ammazzo tutti i nemici di Gesù. E siccome ogni persona ha il suo Gesù, che è diverso dal Gesù di un altro, ogni persona che ama Gesù ha il diritto di ammazzare chiunque che non è lo stesso Gesù. Cioè, guardate che è una logica veramente da campi di sterminio, perché non esiste nel sistema giuridico una logica del genere. Cioè, è aberrante. E questo pazzo, vabbè, metteteci i bambini in ginocchio, costringete ad adorarlo. Fate un po' voi. Sì, ma comunque questi pezzi, vi ricordo che li ho appena messi in internet, li potete trovare con Paolo di Tarso e la legge in sito. Sì, ma se pur di salvare il monoteismo si farebbero i salti mortali, pur di ingannare le persone, di convincerle a inginocchiarsi, a sottomettersi, ad accettare, a rassegnarsi, a non cercare niente, si inventerebbe qualsiasi follia. Cioè, proprio come diceva qualcuno, i Figaro del cristianesimo sono i teologi, proprio, che sono pronti a correre. Niente, parliamo di gladiatori. Sì. Allora, i gladiatori, voi sapete che combattevano nell'arena e si ammazzavano, ma si ammazzavano anche non da poco. E abbiamo una iconografia, no? Cioè un'immagine di gladiatori, delle bestie che si ammazzano come fossero delle bestie. In realtà esistono questo tipo di gladiatori, ma esistono dal 330, da quando Costantino dà il via libera al cristianesimo, cioè quando il cristianesimo diventa padrone dell'arena e comincia a macellare gli altri. Prima questo non esisteva. E la Repubblica del giorno 24 febbraio 2006 riporta un articolo che parla ai gladiatori e gentiluomini. Sulla rivista Forensics Science International, la scoperta di due scienziati austriaci che hanno studiato le ossa di 66 antichi lottatori. Gli schiavi romani nell'arena usavano un codice da veri guerrieri. In cosa consiste il codice da veri guerrieri? Andavi là per ammazzare, chiaramente, e per farti ammazzare. Non mutilavi, non torturavi, non creavi dolore inutile. Questo è il codice da guerrieri. Cioè, vincevi, ammazzavi l'avversario, ma non lo umiliavi e nemmeno lo storpiavi, lo mutilavi. Col cristianesimo dopo tutto cambia. Si umilia, si mutila, si distrugge, si spacca. E dicono questi ricercatori: nessuna traccia di mutilazioni o ferite multiple. Stessa corporatura di età, combattevano come professionisti, non per nulla Spartaco era uno di loro. Vi leggo soltanto un breve pezzettino. Allora, la rivista britannica New Scientist ha scoperto che nessuno dei gladiatori del cimitero di Efeso aveva subito ferite multiple o mutilazioni.
che le ferite mortali da essi riportati erano quasi sempre dello stesso tipo e nelle stesse parti del corpo, che una decina di gladiatori, probabilmente feriti in modo grave ma ancora vivi, erano stati successivamente uccisi con lo stesso colpo mortale alla testa, apparentemente tramite una specie di pesante martello per mettere fine rapidamente alle loro sofferenze. D'altronde non avevano l'anestesia e nemmeno la chirurgia. La ricerca indica inoltre che i gladiatori avevano un'età simile fra i 20 e i 30 anni, cioè non c'erano vecchi, bambini o altre cose, e la medesima corporatura, con un'altezza media appena superiore all'1,68 cm, così assicurando scontri equilibrati. Erano insomma, commenta la stampa britannica parafrasando un vecchio film di Richard Gere, che con l'antica Roma non c'entra per niente, gladiatori e gentiluomini, pronti a lottare fino alla morte, titolo al Times, ma con l'arbitro a far rispettare le norme. Il Colosseo come il ring di un match di box. Kathleen Coleman, docente di storia di Howard, che fece da consulente al regista Ridley Scott per le riprese del gladiatore, concorda: le scoperte fatte dai ricercatori austriaci sembrano confermare che un notevole grado di disciplina veniva esercitato nei combattimenti tra gladiatori, senza che ciò naturalmente cambiasse la loro sorte, appesa come sempre al pollice del Cesare di turno. E questo è tanto per dire che non erano dei semplici macellai, anche se si divertivano a vedere scontri a morte. Si usa anche ultimamente fare degli scontri a morte, anche se sono clandestini. Sembra che la mania non passi mai. Dimmi, Francesco. Sì. No, beh, sai, io volevo... hai qualcosa di particolare, perché sennò... No, vedo che l'articolo ce l'avevi anche tu, l'Italia. Quale? Quello sui gladiatori. Sì, sì, ce l'avevo anch'io, l'avevo messo appunto fra le varie cose. Vabbè, continuiamo sempre a contare i morti per le vignette, no? E là, naturalmente, è sempre il concetto. Il tunisino, il marocchino e il turco sono delle persone da conquistare mediante le idee o sono persone da annientare perché hai paura che loro annientino te? Domanda. A voi vi lascio la risposta. Sai, il problema è un po' diverso, è un po' più complicato anche del solito. C'è sempre da fare un discorso basilare. Non possiamo mai accettare di non fare una cosa perché gli altri non gli dispiace. No, non possiamo neanche accettare di essere delle marionette in base a chi è in grado di usare le masse per ottenere quello che vuole, capisci? È un discorso, sai, la libertà di espressione, la libertà anche di blasfemia è una cosa che va difesa in qualsiasi caso. Se poi gli altri si offendono è un problema loro, insomma. Cioè, sai quante volte i cristiani sono stati offesi dalle nostre parole, ma noi non vogliamo mai offenderli. Se loro vivono una condizione di disagio, di handicap, è un problema loro. Un conto è che uno si offenda per delle cose che fai, e un conto è che faccia delle cose al fine di offendere. Cioè, esistono delle cose che sono considerate offese e delle cose che si ritengono delle offese, sono due cose diverse. Certo, quello che noi facciamo colpisce molto i cristiani, che si sentono colpiti nel loro animo, ma è un problema loro questo. Noi non è che lo facciamo per offendere la vecchietta che ha il rosario e che prega, capisci? Il problema è che loro vorrebbero mettere il mondo in ginocchio e in questo si sentono meno amati. Però noi non andiamo a strappare il rosario dalle mani della vecchietta o a offendere, a prendere in giro perché lei prega, capisci? E quello sì sarebbe offensivo, cioè sì, sarebbe colpire nell'animo delle persone. Però esiste la libertà delle persone di manifestare al di là. Se poi la vecchietta si sente offesa, è un problema della vecchietta si sente offesa. Anche perché, sai, parlare sempre di offesa rientreremo troppo nel politicamente corretto. Sì, no, ma il problema è fra le azioni che faccio io e ciò che è nella percezione dell'altro, no? Sono due cose diverse. Cioè, negli altri può esserci una percezione di cose che non piacciono, capisci? Però è una percezione loro, soggettiva. E un'altra cosa sono le mie azioni, come io uso le mie azioni, che può essere oggettivamente offensivo o possono invece offendere soggettivamente perché una persona non è in grado di fare altro. Cioè, sono due cose diverse. Cioè, esiste il vilipendio e l'offesa, esiste come atto ed è anche definito come atto. Non tutti quelli che si offendono sono stati offesi,
ma chi offende, offende. Cioè, non è che ci sia. Ma scusa, no, non c'è l'intenzione di offendere. Per esempio, se tu prendi un libro come quello di De Sade, La filosofia del boudoir, il capitolo Ancora uno sforzo francese, di Cristo gli dice, cioè, pur essendo, diciamo, un libertino, pur non essendo un pagano, logicamente ha il diritto di esprimere in quella maniera quello che pensa di male del Cristo. Cioè, lui non lo fa con un riferimento di religione, di religiosità. Dice: a me la figura del Cristo la trovo brutta e gli dico di peste corna. E ha pienamente il diritto di dire peste corna, ha pienamente il diritto di essere blasfemo. Sì, ma non è questo il punto. Cioè, non è il fatto che lui non abbia il diritto di dirne peste corna e altri non hanno il diritto di replicare. Il problema è che quando tu fai delle azioni, devi sapere dove vanno a parare quelle azioni e cosa provocano quelle azioni. È chiaro che chi ha sparato al principe a Sarajevo non è che pensasse di suscitare la prima guerra mondiale, però di fatto quell'azione ha comportato questo. E noi che sappiamo dove vanno a finire le azioni e sappiamo cosa provocano le azioni, e sappiamo anche distinguere l'azione da fare dall'azione da non fare, se no non sappiamo neanche in grado di sapere cosa ottenere o cosa non ottenere. C'è anche la libertà di dire: faccio un'azione, faccio una scelta, anche al di là me ne frego, sì, delle, me ne frego delle conseguenze. Certo, no, ma effettivamente esiste anche il fatto di dire: io faccio, gli altri si arrangiano, cioè a fare i loro. Cioè, esiste questo atteggiamento, ma ciò non significa che lo si possa accettare tranquillamente. Sì, insomma, quindi, finché nel campo delle azioni concrete, come ad esempio, cioè, può essere qualcosa di violento, ma finché nel campo delle idee, come diceva Papini, in Italia abbiamo bisogno di più teppismo intellettuale. Cioè, finché siamo nel campo delle idee, qualsiasi cosa è consentita. Quando si va ad applicare poi comportamenti concreti, come dici te, nella realtà, le cose cambiano, esistono, logicamente esistono delle leggi, però il pensiero non può essere limitato o autolimitarsi. Certo, il problema... Il politicamente corretto è un grande pericolo. Comunque, in ogni caso, stiamo già contando centinaia di morti, no? Non dico cosa sta succedendo in Nigeria, se volete ve lo dico anche, fate un po' voi, insomma. Cioè, i cristiani distruggono le chiese musulmane, i musulmani distruggono le chiese cristiane, per cui ci sono già stati un 100-150 morti. Vedremo quando verrà finita questo, no? Cioè, io che ho il concetto di guerra reale, cioè guerra come conquista, no? Cioè, il concetto non siamo ancora al concetto degli Ibo, che erano cattolici, contro il resto del paese che era musulmano. Sì, beh, ma siamo vicino, insomma. Nel caso degli Ibo del Biafra abbiamo raggiunto il massimo. Cifre più grandi. C'erano i cattolici che avevano il petrolio, no? E cattolici, c'erano le compagnie internazionali che poi hanno usato il cattolicesimo contro i musulmani, perché dopo la gente povera è molto sensibile, no? Perché la gente povera in fondo ha solo quello, per cui tutto sommato morire a centinaia per solo quello, loro non hanno altro da perdere, e questo è una brutta cosa. Cioè, pensateci un attimino. È estremamente brutto arrivare a fare delle cose per delle gente che non ha altro. Cioè, guardate che è la cosa più difficile da tenere a testa, perché là dovete piazzare una mitragliatrice e ammazzarli tutti. Cioè, non c'è altro, vi assicuro, non c'è niente da fare. Quando si suscita quel tipo di sentimenti e quando si suscita quel tipo di reazioni, cessa qualsiasi possibilità di mediazione, di sistemare un attimo le cose. Allora, se come noi vogliamo entrare in guerra, nel senso che riteniamo che le persone vadano conquistate alle idee, no? Cioè vadano diffuse, è necessaria una certa pace. Perché se no, se ci si scanna, se si comincia a tirare fuori le mitragliatrici, se comincia a spararsi addosso, purtroppo cosa succede? Che a un certo punto devi prendere una posizione. Cioè, quando, diciamo così, i sovietici arrivano in Italia con i carri armati, è inutile essere comunista, ti metti a fare la resistenza, anche se sei comunista. Cioè, quando esiste uno scontro armato, capisci, a quel punto molte idee cessano. C'era un capo, è come il famoso caso dell'Iran, che quando Khomeini andò al potere mise in carcere tutti quanti i piloti dello Shah. Quando l'Iraq attaccò l'Iran, non avevano piloti, e cosa fece Khomeini? Tirò fuori i piloti dello Shah, e siccome
erano attaccati al loro paese, alla loro nazione, al loro stato, andarono a bombardare gli iracheni, pur restando andati in carcere dallo stesso governo, insomma. Capito? Cioè, il discorso nazionalista purtroppo è un discorso brutto. Infatti, se io secondo me, visto che le cose vanno fatte, è bene farle seriamente, nel senso che gli uomini vanno conquistati alla nostra idea, cioè noi siamo convinti di avere l'idea migliore di questo mondo, siamo la religione pagana politeista. Allora, se dobbiamo sconfiggere, usiamo questi termini, fatemeli passare, il monoteismo, dobbiamo dimostrare che la nostra idea è superiore al monoteismo, sia cristiano, sia musulmano e sia ebreo. E ci scontriamo con questo, ci scontriamo all'interno delle regole sociali e delle regole civili. E il nostro obiettivo è quello di conquistare all'idea pagana politeista sia cristiani che musulmani che ebrei. Che non è una questione di conversione o di convertire, ma portare le persone a capire che le esigenze della società civile impongono delle regole proprie della società civile. E io sono convinto che si può farlo. Sì, no, sai, ma infatti spararsi. Io ti dico appunto anche perché la scienza, come sempre, ci dà ragione. Sì, ma è vero. Sai, non so se tu hai letto la storia dei neuroni specchio, se ne hai accennato. Cioè, ad esempio, ne hanno fatto esempio. Ne farò una trasmissione una sera. Sì, e qua, ad esempio, il Sole 24 Ore ne ha fatto un'intera, un sacco di diverse pagine, e già quella scoperta dei neuroni specchio, in cui si capisce che se qualcuno fa un comportamento, un'azione, fa certe cose, in realtà nel mio cervello si attivano, entrano in funzione le stesse neuroni, le stesse sinapsi che lui utilizza per fare quella cosa, comprendiamo quant'è pericoloso il fatto che nella società esistono certi comportamenti, tipo quello del famoso crocefisso, dei bambini battezzati, dei bambini che sono peccati, che devono essere battezzati per togliere il peccato originale, della comunione, della genuflessione davanti alla divinità. In realtà è un qualcosa che non va a impattare solo nella mentalità, nella vita di quei ragazzi, ma anche nei bambini che non, cioè, che non vanno a mettersi in ginocchio, che però si trovano a avere degli esempi negativi, insomma. E di conseguenza noi dovremmo curare molto l'estetica della società in cui questi esempi negativi del monoteismo e della violenza devono sparire. È uno dei motivi per cui il monoteismo sta facendo una guerra feroce per salvaguardia dei suoi simboli, capito? Cioè imporli proprio nel ragionamento e nella mente delle persone. Comunque dei neuroni specchio ne è venuto fuori parecchi articoli e che ci danno tutta una serie di supporti per far capire come il condizionamento educazionale infantile avviene proprio attraverso gli adulti, attraverso il detto e il non detto, l'emozione suscitata e l'emozione non suscitata. A proposito, per un radioascoltatore, questa sera quando farò la solita trasmissione delle ricerche scientifiche, no? Che porterò alla fine, ho anche il dizionario di psicologia per parlare delle emozioni, che cosa intendiamo quando parliamo di emozioni. Così. Beh, basta solo il titolo, ad esempio il discorso dei neuroni specchio fa una nuova visione del cervello, spiega la nostra capacità di medesimarci nel prossimo intuendone motivazioni, intenzioni e emozioni. Cioè non siamo noi che lo diciamo, ma è la scienza. Infatti quando già nel 1997 parlavo di l'attività della stregoneria, soggettivare l'oggettività, non era altro che questo, cioè riuscire a capire cosa vuole l'altro, cioè cosa vuole il mondo e cosa il mondo mi sta trasmettendo. Ma vogliamo fare, aggiungere una cosa divertente, dice, secondo quella scoperta, i neuroni specchio, le neuroscienze hanno scoperto ciò che il teatro sapeva da sempre. E voglio ricordare che il protettore del teatro era Dioniso. Perciò, come vedete, seguendo la mitologia, seguendo gli antichi, seguendo quelli che non erano cristiani, in realtà erano capaci di comprendere che dopo 2000 anni hanno fatto queste scoperte. Quando il teatro, che noi siamo abituati a intendere come qualcosa di insignificante, invece era molto importante dal punto di vista proprio anche formativo della persona. Ma quando parliamo di stregoneria non è che parliamo di cose che la scienza non può dimostrare, cioè la scienza le dimostrerà. Gli arriva sempre dopo. Sì, arriva sempre dopo. No, è importante sapere che la stregoneria non è
non ha una base scientifica, ha una base pragmatica, cioè nel senso che osserva le trasformazioni della vita e le trasforma in una strategia di esistenza. Per cui anche se non abbiamo mai saputo che c'erano i neuroni specchio, sapevamo che però un certo tipo di comportamento doveva essere tenuto, perché quel tipo di comportamento era quello che aiutava altri a venire fuori dalle loro situazioni. Cioè quando noi diciamo che una persona nella società deve essere uguale a se stessa, deve pescare dal proprio cuore, no? Le proprie scelte, e magari è da sola contro tutti a sostenere le proprie posizioni, e questo era un motivo per andare proprio a spaccare quella che era l'omogeneità del branco, l'omogeneità del gregge. E questo è sempre stato fatto. Dopo magari li hanno presi, li hanno piccati, ma insomma, o bruciati vivi. Vuoi che diamo via le telefonate, anche perché siamo parecchio in ritardo? Vuoi andare via le telefonate? Dici, sì, beh, siamo 049 700 700 049 700 in fortissimo ritardo. Sei in fortissimo ritardo? Sì, no, 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 io. Io non sono mai in ritardo. Con le telefonate. Ciao Ivano! Senti che roba! Basta un attimo, benissimo, benissimo. Era Francesco? Sì, ciao. Steigman. Steigman? Richard Steigman Gall, vero? Sì. Lineetta Gall. Sì. Il Santo Reich, sì. Le concessioni naziste e cristiane, sì. Boroli editore, sì. Già telefonare ha fatto tutto. La tua notizia costa 22 euro, così 22 euro. Beh, sì. Ma senti, io sta casa editrice qua, no, ha fatto delle cose anche interessanti. Comunque tieni conto che il libro qua, ce l'ho sotto mano, è un libro di 450 pagine. 446 pagine, sì. Grande formato, tra l'altro. Perfetto, perfetto. Ne hai da leggere. Okay, vale la pena di leggerlo comunque. Sì, dopo, per favore, mi citaristo altri che i due titoli di Federico Moro, perché non bisogna ancora arrivare al pelo dell'acqua. I titoli. Ah, beh, non li ho tutti i libri di Federico Moro, però ti posso dire che questo, beh, è... Ne ha fatto uno più di recente che ha presentato... Sulle dee, mi sembra. Sulle dee? Quello sulla... La voce della dea è il primo. Ah, la voce della dea, bravo. Sì, Però la voce della dea era all'interno di una trilogia sugli antichi veneti. E l'ultimo della trilogia che è uscito è Il custode dei misteri. Il custode dei misteri. Custode dei misteri. Sì, praticamente che è ambientato sugli antichi veneti del Bellunese, sai che c'è una zona di Lagole, c'erano dei templi, sì. E l'ho ambientata lì, di conseguenza è anche quello interessante. Ho capito. Dopo è arrivato Hermes Dioniso, Ginette Paris. Sì, ce l'ho già sotto mano. Ok, e l'Emile Zola, Discesa all'Ade, Resurrezione, non so. Se vuoi posso consigliarti, visto che conosci la Moretti Vitali, è un autore che io ho tutti quanti i testi in italiano, che io ho reputo importante. La Moretti Vitali, c'è anche Lopez Pedraza che ho ordinato. Esatto, Su amore psiche, una favola per l'anima. Amore psiche e anche Hermes e i suoi figli. Sì, io quello ce l'ho, c'è ancora la prima edizione italiana, sì. Quella proprio della edizione comunità. Era Amore psiche di Lopez Pedraza, amore. Sì. Sì. E tra l'altro Lopez Pedraza ha fatto anche un ottimo libro su Dioniso, sempre per Moretti Vitali. Se ti posso consigliare. No, Dioniso, come si chiama? Dimmi. Dioniso? Forse ce l'ho. Sempre Lopez Pedraza, Rafael Lopez Pedraza. Sì, Dioniso, dal volto no, Dioniso. Guarda, vediamo se lo trovo citato, ti dico subito come si chiama. È una copertina rossa, rosso scuro, mi sembra. No? L'altro libro di Lopez Pedraza, vediamo. E comunque è Dioniso e poi il sottotitolo non me lo ricordo, posso. Perciò. Comunque sempre della Moretti Vitali. Sì, sempre ce l'ho uno che ha il titolo della Lopez Pedraza, Dioniso, però non mi ricordo più se è Dioniso dal volto umano, una roba del genere, ma non mi ricordo, casomai te stasera. Dioniso in esilio. In esilio, sì, quello ce l'ho. Ecco, quello è un ottimo testo. Cioè, io a parte che ti dico io da Hermes e suoi figli. Dioniso che è stato... in esilio proprio, quello ce l'ho. E ha delle intuizioni veramente geniali, questo Lopez Pedraza. Dopo, cosa pensi di, non so cosa pensate, di Jacob Taubes, la teologia politica di San Paolo, della Delphi? No, non conosco l'autore. No, fa una disamina sulla politica, cioè su San Paolo, no? Quando fa per adunare i cristiani pagani, no? Per portarli verso, diciamo, nella religione ebraica, diciamo, no? Siccome che non si poteva fare collette se non eri ebreo
o cristiano, cioè come ho capito, come ho letto qua, ho dato una passata, allora lui, questo Taubes qua, è un dottorato in teologia, è ebreo comunque, in religione ebraica, diceva che Paolo aveva questa come si dice, mansione di riunire, di andare in giro a convincere questi cristiani ebrei, cristiani pagani, ad aderire all'ebraismo, insomma, associarsi a... Sì, beh, infatti c'era una disputa all'inizio del cristianesimo, se uno doveva prima convertirsi all'ebraismo, sì, e dopo diventare cristiano. Ci fu anche la famosa discussione sulla circoncisione, se era... È citata anche quella. Uno dice che si possa dalla circoncisione fisica, sì, alla circoncisione spirituale, insomma. Sì. Sempre qualcuno ci teneva a avere il suo fallo integro. Comunque, non so se sia una cosa... indovinata, comunque gli do una passata. Guarda, non posso esserti aiuto in indicazioni biografiche. Comunque è citato anche da Emir Zola, Discesa all'Ade e Resurrezione, che parla, sì, che se, spazia su Gesù Cristo, su San Paolo, su tutto, insomma, ecco. Zola ha scritto miliardi di cose. Mamma mia. Nova. E dopo un bel manualetto qua, un bel romanzo storico, Etrusca Storia, romanzo orfico pitagoreo di Roberto Massari, a 10 euro. Dopo su Repubblica, no, Claudio? Dimmi. Tempo di uccidere, sulla pagina della cultura. Di oggi? Di oggi. Intervista un saggio di Giovanni Delluna, sì, che critica aspramente anche James Hillman, perché... Hillman, sai, penso che critichi il romanzo, cioè il romanzo, il saggio sulla guerra, no? Contribuire buono per la guerra. Sì. Lui dice, il libro dello storico si intitola Il corpo del nemico ucciso e le sue fonti sono autopsie e foto. Nel mirino anche James Hillman e quanti trasformano i conflitti in asettici videogame. No, assolutamente. Ma non fa assolutamente questo. Nel senso, probabilmente questi non hanno neanche letto il libro di Hillman, forse sono discandenti dal titolo, forse, cioè, un terribile amore per la guerra, non hanno capito, probabilmente non hanno neanche letto il libro, perché se c'è una cosa che Hillman dice sempre, la mostruosità della guerra, la violenza, dice delle sciocchezze Hillman, ma non questa, comunque non questa, infatti. Cambia Marte per Efesto, vabbè, fa un po' di cazzate, ma non questa in ogni... Scusa, non sbaglia, perché avevano la stessa donna da chiamare. Sì, beh, che c'è. Vabbè, se Afrodite si sbagliava tra Efesto e... No, non è che si sbagliasse, Afrodite sapeva esattamente quello che faceva. Sai, la scelta di sposare Efesto, di tradirlo con Marte, dovrebbe essere compresa. Vabbè, dai. Questo qui fa delle indagini sulle morti, sulle stragi, insomma, ecco, sì. Va bene, sì. Ok. Va bene, Ivano. Va bene. Chiudiamo tutto. Vediamo. Ciao. Allora, con l'ultima notizia, che Harry Potter, rischio Satana, dell'amico di Francesco, che è Gabriele Amort. Sì, Amort è quell'esorcista, quel buffone. Stanno uno senato a Venezia. Che dice che Harry Potter rischio Satana, vabbè, insomma, questo è malato nella testa, ma d'altronde la Chiesa Cattolica ha sempre usato i malati nella testa per le sue paranoie. Bon, chiudiamo qui la trasmissione, Francesco. Bene. Vi do appuntamento per le ore 19, continueremo il solito discorso e a giovedì prossimo, allora. Ciao.